mangiare. No, non c'ho WhatsApp. Allora, qui seguiamo. Voglio però, andiamo in lavoro, eh? Andiamo insieme. Scusami. Gli amici miei, facciamo tutti in diretta, io penso di sì. Siamo arrivati al terzo piano, dove c'è? A nome di tutti i dipendenti degli ospedali uniti della penisola fiorentina, vi voglio il benvenuto e vi ringrazio per la vostra presenza, che rappresenta il giorno del rilancio della penisola e della sanità in penisola. Gli onorevoli vi saluto, i consiglieri regionali, non adesso non sono presenti, i sindaci, le autorità militari che ogni giorno collaborano con noi e vi ringrazio. Devo ringraziare tutti i dipendenti degli ospedali uniti con il quale ho avuto il piacere io di lavorare in questi 3 anni dall'ultima parte della mia carriera. Presidente, questa è una piccola realtà, come dire, sanitaria, collocata all'estremità del mezzo del grande territorio della Napoli. Come dice il dottore D'Ambra, è un ospedale di periferia, però in questo ospedale, Presidente, oltre ad assistere i cittadini del bacino di utenza, da marzo a novembre, quest'anno anche forse di più, visto le condizioni meteorologiche, assistiamo migliaia di turisti che vengono qua. Queste regioni qua, questo è un ringraziamento. Il signore che si è operato d'urgenza mentre era in vacanza di ernia inguinale e promette al primario e ai suoi collaboratori di venire a salutare appena si metterà. Solo per ricordo, qualche anno fa, non ricordo se in soggiorno a Traiano, a Positano, il Presidente del Parlamento Europeo si sentì male e fu ricoverato dal dottore Costantino, del suo reparto, e fu grandemente assistito. Ringrazio il dottore Costantino, l'ho visto prima, ma adesso lo vedo per il servizio in tanti anni che ha prestato da noi. Rianimazione. Il personale che lavora con me, che mi onora di lavorare con me, è stato effettivamente soddisfatto dell'amico del ingegnere Sosto, che sin dal primo giorno ha parlato, ha promesso e ha fatto,
annunciato che adesso provvederà quanto prima alla realizzazione della telemedicina per il soccorso per dare maggiore sicurezza sia agli assistiti ma anche agli operatori. E restituirà, è sua intenzione, dignità a questo presidio che ha perso delle unità operative complesse durante il percorso dell'ultima amministrazione. Al dottor Donofrio, eccolo qua, il dottor Donofrio, che già negli incontri abbiamo avuto, ha tenuto a precisare che intende procedere ad una revisione organizzativa dei due presidi. Ed è questa una cosa importante, perché in funzione delle reali necessità assistenziali, tenendo conto del personale e delle attrezzature. E di questo siamo grati. Poi c'è il dottore, scusatemi la direi, però conosciamo da tanti anni, il dottore Beppe Esposito, che con la sua esperienza e conoscendo i personaggi sarà di valido sostegno ai nostri due direttori che hanno nominato. Il dottore D'Ambra, San Raffaele lo chiamo, perché San Raffaele sta a Milano e San Raffaele sta a Sorrento. Il dottore D'Ambra con i suoi collaboratori veramente svolge un'attività di tutto rilievo e adesso me ne parlerà lui. Vi lascio, oggi è il giorno del bilancio della sanità di un'isola sorrentina e voi mi siete a tutti. Mi preme soprattutto esprimere a nome mio e di tutto il personale il nostro ringraziamento, la sua grandissima visita qui alla sua testa, per tutti noi, ma soprattutto per me questo è un momento di grande emozione. Presidente, lei non può immaginare la gioia che provo a vedere finalmente avverato un sogno che avrei corso sin dal 16 ottobre del 2006, quando a soli 46 anni, dopo una formazione ventennale al Cardaleggio, vinsi il concorso con l'esigenza di questa unità operativa complessa e quando presentai al direttore sanitario di allora e chiesi dove fosse il reparto, lui mi disse con un sorriso: il reparto non c'è. Vi assicuro che non mi fece prendere dallo sconforto. Lei, Presidente, è passata alla storia come l'uomo che ha cambiato il volto di una città e di della sua provincia. Chi dei presenti non conosce lo stravolgimento della città di Salerno e ci ha insegnato che con la volontà e la perseveranza si può fare quasi tutto. I primi pazienti da me operati andavano. Oggi, con l'apertura di questo reparto, la città di Sorrento deve dire grazie, perché l'ospedale di Sorrento fa un passo avanti importante nell'accoglienza dignitosa, confortevole e sicura. Ora, Presidente, io non amo le autocelebrazioni, però mi deve consentire di ringraziare i miei collaboratori tutti, il dottore Morra, De Rosa, Gambardella, Guerriero, Ruggiero, Bononato e la caposala Paolina, che esce da un suo problema fisico di sabato scorso. Un applauso a Paola. Hanno lavorato alacremente, soprattutto in questo periodo con dedizione, in questi mesi, pur se in condizioni di difficoltà, perché eravamo ridotti in una piccola stanza, però comunque garantendo assistenza agli ammalati senza che questi percepissero minimamente le difficili condizioni in cui si lavorava e come se non bastasse, siamo stati anche di supporto all'unità operativa di Castellammare, che ho diretto e ho coperto per quattro registri, ed ancora grazie a loro. Un sincero e dovuto ringraziamento per gli operatori tutti, anche delle parti di chirurgia e di medicina d'urgenza, diretti rispettivamente dal dottor Ignatra e dalla dottoressa Giaquinto, che hanno fatto sì che con la loro collaborazione non si avvertisse la contrazione dei posti letto dei pazienti di ortopedia per tutta la durata della vita. Come pure il mio ringraziamento va agli anestesisti diretti dalla dottoressa De Falco, che per tutti questi mesi hanno lavorato al nostro fianco assiduamente, garantendo soprattutto nei mesi estivi la loro presenza quotidiana, per far sì che non saltasse nessuna seduta operatoria al fine di favorire un turnover rapido in questo caso. Un vivo e personale ringraziamento al direttore generale, dottore Sosto, che prontamente dopo pochi giorni del suo insegnamento ha mostrato grande attenzione e sensibilità alle criticità dell'ospedale di Sorrento. Un ringraziamento al direttore sanitario aziendale, dottore D'Onofrio, al quale mi lega la comune esperienza a Cardarelli, all'amico Peppe Sposto, direttore amministrativo, un grazie particolare consentito all'onorevole Loredana Raia, mia conterranea ed amica, attenta ai problemi della sanità, come sempre disponibile e pronta a scendere in campo per ascoltare e affrontare concretamente le criticità del territorio della Napoli del Sud.
un ringraziamento all'onorevole Fiola, all'onorevole Mario Casino, qui presente, e caro Presidente, concludo, certo di interpretare il pensiero di tutti i presenti, le dico grazie a nome degli operatori tutti di questo ospedale e ci auguriamo di rivederla molto presto, qui a Sorrento, per l'inaugurazione delle parti della mia intensiva di animazione e per la restyling della facciata. Grazie ancora a nome di grazie dottore Gambra, ci ha raccontato quello che è stato qualche passaggio avvenuto nei mesi scorsi. Io volevo ringraziare tutti quanti per essere presenti. Questa giornata abbiamo voluta perché volevamo dare un senso di ripartenza. Ci sono stati dei momenti in cui si è programmato, forse le cose si sono un po' rallentate, forse l'attesa di ciò che è da venire ha un po' bloccato alcune attività. Allora, non c'è volontà da parte di questa amministrazione, grazie al Presidente che ce ne sta dando la mano, di poter investire, ci dobbiamo una prossima mano, investimenti che stiamo portando avanti per riprendere, rimettere in atto e far continuare le attività in questa struttura, nelle more, nel transitorio, nell'attesa di ciò che arriverà. Quello che vogliamo fare è dare la massima assistenza agli utenti di questo territorio e anche perché, come diceva giustamente il dottor Gambra, questo è un biglietto da visita, deve essere un biglietto da visita per la campagna intera, per cui vogliamo investire, stiamo cercando di anche attrarre professionalità su questa struttura. Delle volte non è semplice, ma contiamo nella partecipazione e nell'attenzione da parte delle istituzioni, i comuni, i sindaci dei territori, abbiamo fatto già alcuni incontri, e c'è volontà di aiuto e noi siamo certi di poter contare anche sull'aiuto del Presidente, a cui adesso passo la parola. Innanzitutto ovviamente il mio augurio e buon lavoro al nuovo direttore generale che abbiamo mandato qui alla POI3. Uno dei migliori dirigenti che noi abbiamo avuto modo di selezionare tramite la commissione ad hoc. Devo dire che il presidente della regione a cui proviene, non più tardi la settimana scorsa, ci ha chiesto di averlo ancora per qualche giorno là perché stanno un po', hanno una crisi di astinenza, conferma il fatto che abbiamo impegnato una persona di grande competenza, di grande qualità professionale e umana. La POI3 non è una piccola ASL, è una delle ASL più complicate, più difficili, più tormentate, anche dal punto di vista proprio del territorio e la morfologia, vi sono situazioni profondamente diverse, quindi è veramente un lavoro molto difficile quello che viene chiamato il direttore generale. Questa mattina devo fare innanzitutto i miei complimenti e il mio apprezzamento a voi, al primario per il nuovo reparto che si apre, e in modo particolare per il reparto di ortopedia. Voi sapete che la Regione Campania ha superato la soglia della griglia LEA prevista per uscire dal commissariamento. Uno degli elementi che vengono valutati quando si approva la griglia LEA riguarda l'ortopedia, riguarda cioè i tempi di operazioni delle fratture al femore. In Campania fino a 2-3 anni fa noi avevamo ospedali nei quali una frattura al femore veniva operata in 15 giorni. Ricordo personalmente a Ruggi d'Aragona a Salerno gente che aspetta, poveri anziani, che stavano lì da 2 settimane in attesa di avere un intervento per una frattura solo. Abbiamo fatto dei passi al gigante, oggi abbiamo quasi il 50% dei fratturati al collo del femore che vengono operati entro le 48 ore. Questo ci ha consentito di fare un passo in avanti importante anche nella griglia LEA, di superare la soglia prevista per legge. Questo è un lavoro che stiamo facendo in tutti i campi, per ridurre i parti cesarei per le primipare, per realizzare le reti tempo dipendenti, per accorciare i tempi di pagamento, per accorciare le liste di attesa. Ora, tenete conto che noi abbiamo lavorato in questi anni avendo 13.500 dipendenti in meno, perché essendo commissariati avevamo il turnover bloccato e avendo ogni anno 350 milioni di euro in meno nel riparto del Fondo Sanitario Nazionale ed altri 300 milioni che se ne andavano per la mobilità passiva. Ed è tutto si tiene, se non hai il personale non riesci a rispettare le liste di attesa, le liste di attesa si allungano, il cittadino magari pensa ad andarsene fuori,
abbiamo messo le mani in un groviglio di problemi dai quali era davvero difficile uscire fuori in maniera seria. Allora, davvero questo è un altro simbolo di una sanità che rinasce, che in larga misura è rinata, ma appena usciamo dal commissariamento, noi contiamo di uscire nel mese di novembre, si potrà dedicare ancora di più alla umanizzazione del servizio alla persona. In questi 2-3 anni ci siamo dovuti concentrare sulla partita finanziaria, cioè avere tutti i bilanci approvati in ordine, altrimenti saremmo rimasti commissariati per altri 2000 anni. Mettere in ordine i conti e raggiungere i livelli previsti per i livelli essenziali di assistenza. Una volta usciti dal commissariamento avremo anche qualche flessibilità in più per la gestione del personale, per le disponibilità finanziarie, e a quel punto dovremo fare un ulteriore passo in avanti per abbattere in maniera radicale le liste di attesa. Ieri abbiamo fatto un convegno della Società Italiana di Ginecologi al Teatro San Carlo, presentava Bruno Vespa, il quale è rimasto sconvolto da un dato che aveva letto, cioè la Campania è la prima regione d'Italia per i pagamenti ai creditori. Paghiamo in 38 giorni, la prima d'Italia, la metà dei tempi di pagamento della Lombardia. Io ricordo che non molti anni fa quelli che dovevano essere pagati, cliniche private, farmacie, dovevano andare in Svizzera a fare delle transazioni finanziarie rimettendoci il 20% del proprio credito. Non è una storia di un secolo fa, di pochi anni fa. Oggi le società di intermediazione finanziaria in Campania hanno chiuso, perché se paghi a 38 giorni non hai la necessità di fare la cessione di credito e di rimetterci i soldi e salute. Per dire che davvero stiamo facendo un miracolo. Un miracolo. Dobbiamo fare un doppio sforzo ancora. Estendere gli screening oncologici, abbiamo ancora qualche ritardo, e realizzare la rete di medicina territoriale per avere un filtro nei territori. Abbiamo già impostato il lavoro, già stiamo andando avanti. Io credo che in tempi rapidi, anche su questi punti, saremo una regione di eccellenza. Abbiamo dovuto fare la guerra in questi 10 anni con le imbecillità che hanno circolato nel nostro paese. Mi riferisco alle vaccinazioni. Noi siamo arrivati in Campania sulla soglia di pericolosità, eravamo all'83%, cioè al di sotto della soglia di sicurezza. In Italia sono dovuti morire i primi bambini per il morbillo, perché qualche imbecille faceva la battaglia per i Novax. Ci siamo capiti. Beh, oggi siamo al 95% per l'esavalente, al 92% per il tetravalente. Anche per questo abbiamo superato il livello previsto per la Grigliadea, per aver fatto un lavoro eccellente per le vaccinazioni, per le fratture al femore, per la riduzione dei parti cesarei per le primipare, per un livello elevato di assistenza ai malati di diabete, per la realizzazione delle reti tempodipendenti, un lavoro immane. Non siamo dove dobbiamo essere, cioè la prima regione d'Italia. Ma già siamo a ridosso della Lombardia per i tempi di pagamento, l'abbiamo già scavalcata, quindi bastano pochi altri mesi e siamo la prima regione. È una cosa importante per un secondo punto dell'apertura che sono fatto stamattina. Lei quanto ci ha messo? 15 anni più o meno. Forse fosse solo Sorrento, è Sorrento. Se lei oltre Sorrento moltiplica questi 15 anni per tutto il sistema sanitario, si rende conto di qual è la condizione del mio fegato in questo momento. Possiamo fare un prelievo, Presidente? No, qui c'era un tendine che era saltato, mi sono tolto il tutore stamattina per non farvi per... siamo qui e no, ma questo era più che un problema medico, un problema diciamo di poteri occulti che manda se c'aveva qualcuno che no, battute a parte, doppiamente importante, come l'antidoto che l'ho portato, come tagliato l'antidoto, allora è importante per un secondo motivo.
davvero noi stiamo aprendo una pagina storica per la sanità sorrentina. I colleghi sindaci lo sanno, ci siamo incontrati. Uno dei miracoli che dobbiamo fare, uno grosso l'abbiamo fatto all'ospedale del mare, non ci credeva nessuno che lo avremmo fatto, nessuno. Se non avessimo lavorato con una tenacia tedesca, oggi lì avremmo un accampamento di non so quale umanità, ma non l'ospedale del mare. Qui dobbiamo fare un altro miracolo, costruire l'ospedale unico della costiera sorrentina. È un impegno che abbiamo assunto. Qual è il problema? Quando diciamo ai cittadini stiamo lavorando per fare il nuovo ospedale, per un verso c'è il dubbio, ma si fa davvero o no? Per un altro verso ci sono domande legittime. Va bene il nuovo ospedale, ma nel frattempo che facciamo? Facciamo cadere a pezzi quelle che ci sono? Allora vediamoci bene. Noi abbiamo recuperato risorse imponenti perché abbiamo risanato i bilanci, quindi oggi abbiamo a disposizione 1,080 miliardi di euro per l'edilizia ospedaliera. Questo significa che mentre va avanti il lavoro per il nuovo ospedale, dobbiamo intervenire anche sull'oggi, per questo è importante l'apertura del reparto, non ci siamo dimenticati, noi dobbiamo fare tutto quello che è necessario già da oggi, in attesa che cresca il nuovo ospedale. Per il nuovo ospedale credo abbiamo fatto la cosa principale, abbiamo trovato i soldi. E lei mi ha detto che aspettava il reparto da 15 anni. L'ospedale da 30 anni. Perché per parlare si è parlato, ma quanto a soldi veri non c'era un euro. Oggi abbiamo 60 milioni di euro destinati al nuovo ospedale, con tutte le tecnologie che saranno necessarie. Direttore generale sa che non poniamo limiti per l'acquisto di tecnologie le più moderne oggi disponibili. Davvero sarà un gioiello. Avremo il progetto definitivo, questi sono i tempi che mi danno gli uffici, a maggio del prossimo anno, cioè fra 6 mesi, 7 mesi, avremo un progetto definitivo del nuovo ospedale. Torneremo qui per illustrarvelo, poi dipende dal sistema di gara che scegliamo. Se decidiamo di fare una gara con il sistema del progetto integrato, facciamo da subito la gara, già da maggio del prossimo anno, e carichiamo sull'impresa che si aggiudica la gara che ha responsabilità di fare il progetto esecutivo, cioè di definire i dettagli. L'obiettivo è di cominciare i lavori alla fine del 2020, se corriamo. Se ce la facciamo e ce la faremo, avremo fatto un altro miracolo dopo l'ospedale del mare. E è un impegno che io assumo con voi, l'ho già fatto con i colleghi sindaci, lo faccio di fronte ai cittadini, perché questa è una delle realtà più complesse, perché abbiamo una tale oscillazione di popolazione di pazienti che davvero comporta problemi di gestione molto delicati. Un po' come capita a Ischia e Capri, d'inverno e d'inverno c'è nessuno, arrivi d'estate e ormai l'estate quadra tutto là e hai 2 milioni di visitatori, è chiaro che avere strutture sanitarie adeguate a reggere quest'onda d'urto è una condizione necessaria per dare serenità ai cittadini ma anche per garantire sviluppo. C'è un rapporto preciso fra la qualità dell'assistenza medica e il flusso turistico. Cioè sempre di più oggi, soprattutto il turismo un po' più anziano, si orienta ad andare dove c'è serenità di vita, dove uno sa che se ha un qualche problema sta tranquillo e non se ne va a credere. Allora questa è davvero una giornata importante per il reparto in sé che si apre dopo 15 anni, per i lavori che partono qui ma continueranno di ammodernamento delle strutture esistenti e poi ovviamente perché ci prepariamo a fare il miracolo del nuovo ospedale della costiera sorrentina. Nel frattempo miglioriamo le stazioni dell'EO, faremo una funivia per collegare, credo, Massalumbrense con la stazione proprio dell'EO. Venendo qui ci abbiamo messo un po' di tempo perché sapete che il livello di congestione del traffico è quello che è, ma insomma stiamo cercando di lavorare per migliorare, riqualificare tutto il progetto.
Nel frattempo io vi ringrazio. Vi ringrazio per il lavoro che fate, per la passione che ci mettete. Dobbiamo arrivare all'obiettivo. L'obiettivo anche per voi è essere i primi d'Italia. Non ci sono più limiti finanziari. Abbiamo solo ancora un problema di personale, ma questo ce l'abbiamo in tutta Italia. In parte perché abbiamo un governo di squinternati. Quota 100 è stata un'altra imbecillità, perché se tu fai andare in pensione chi ha fatto lavori usuranti, questo è giusto. Se sono stato in fonderia 40 anni è giusto che io me ne vada in pensione. Se sono stato nel pubblico impiego, forse no, perché questo ha determinato dei vuoti di pianta organica anche nei settori sanitari, perché alcuni primari, anche giovani nel pieno delle forze, hanno deciso di andarsene in pensione ma di andare a lavorare in strutture private. Abbiamo difficoltà a trovare medici per la medicina di emergenza, facciamo i concorsi. Nella mia città ne abbiamo fatti 2, 3, vanno deserti perché non si presentano i medici, perché oggi l'attività in un pronto soccorso è diventata un'attività infernale, aggressioni, minacce, dell'ira di Dio. In qualche ospedale di Napoli anche qualche pistolettata, San Giovanni Bon, stiamo ancora spesso, ma non perdiamo tempo. Allora, noi stiamo lavorando su questo obiettivo, voi mantenetevi concentrati sul lavoro da fare. Non date retta nei prossimi mesi alla politica politica, sono tutti ballisti. Pensiamo alle cose concrete. Alla fine la gente valuta i risultati concreti, ormai le parole hanno stancato. Quindi mantenetevi concentrati sui fatti, è l'unica cosa che io vi chiedo, fatelo con passione, con rispetto per gli utenti, ma so che qui garantite una qualità anche dell'accoglienza di altissimo livello. Abbiamo lettere di un paziente inglese qualche giorno fa che ci ringrazia, ci invita, chiamatemi, ci andiamo insieme a Londra, vabbè, vuol dire che veramente abbiamo imboccato la strada giusta. Grazie ancora e tanti auguri per il vostro lavoro. Bene, questo è il regalo. Questo è il regalo del reparto. È un tornetto. Sì, sì, mi ha detto, ci stiamo ridendo. Grazie a tutti. Grazie. Alla mente.